Buongiorno a tutti e benvenuti a questa lezione di esercizi pratici in cui andremo a vedere che cosa si può fare con i tool che abbiamo descritto nell'introduzione, in particolare con gli strumenti di sviluppo che è bene come sempre vedere dal vivo. Quindi installate, se non l'avete già fatto, gli strumenti che abbiamo indicato nella lezione di introduzione e in particolare ci servirà aver installato Node, che è l'interprete JavaScript, e Visual Studio Code, che ci consente di lavorare in maniera un po' più agevole con il codice JavaScript. Per ora non utilizziamo ancora il browser, che andremo a vederlo nelle lezioni successive. In questa lezione andremo a vedere come risolvere dal vivo due esercizi che trovate sotto forma di slide. Quindi un esercizio che per prima cosa ci chiederà di lavorare con dei numeri, in particolare con degli array, e un secondo esercizio che ci chiede di lavorare con delle stringhe, che sono gli elementi che abbiamo visto finora in JavaScript. Prima di iniziare, andiamo però a vedere gli strumenti che abbiamo a disposizione e quindi prima di tutto dobbiamo aver installato l'interprete Node. Nel momento in cui vogliamo utilizzare l'interprete Node, lo possiamo semplicemente richiamare da un terminale tramite il comando Node. Come vedete, in questo caso ho un interprete Node installato di una versione abbastanza recente, 12, che è una di quelle mantenute per un certo periodo di tempo, così per un po' non dobbiamo preoccuparci di aggiornarla, e possiamo lavorare in maniera interattiva in questo interprete, che interpreterà i comandi che diamo, le istruzioni che diamo, e visualizzerà in maniera immediata il risultato dell'operazione stessa. Lavoreremo poi tra poco con un ambiente integrato di sviluppo un po' più avanzato che si chiama Visual Studio Code, che abbiamo già chiesto di installare appunto nella lezione di introduzione e che ci faciliterà un pochettino nella scrittura del codice. In questo interprete possiamo andare ad eseguire semplici istruzioni, oppure istruzioni JavaScript come quelle che abbiamo visto, let a uguale 3, che ci dà come risultato undefined. Questo non deve sorprenderci, perché il valore di questa espressione è effettivamente undefined, è il valore sinistro di questa espressione, che non è il valore che abbiamo assegnato ad A, perché in realtà, se poi andiamo a vedere che cosa c'è dentro A, effettivamente c'è il valore che desideriamo. In questa modalità stiamo lavorando col cosiddetto REPL, che sta per read, execute, print, loop, ossia una modalità un po' particolare dell'interprete nel quale noi diamo un'istruzione e questo esegue immediatamente l'istruzione stessa. Chiaramente questa è una modalità comoda solamente per fare operazioni brevi, per fare piccole prove e così via, e non andremo ad utilizzarla chiaramente per scrivere i nostri programmi, ma può tornare utile appunto per piccole prove, piccoli test e così via. Usciamo da questo interprete tramite Ctrl D. E quindi questo interprete però ci può essere utile anche per eseguire dei file. Quindi se passiamo come parametro della linea di comando dei file JavaScript, un file JavaScript, questo viene compilato e poi interpretato linea per linea, istruzione per istruzione ed eseguito.
Per esempio, se andiamo a verificare che cosa abbiamo presente in questa cartella, abbiamo due file che utilizzeremo come scheletro per la, nostra, per scrivere le nostre soluzioni agli esercizi e che possiamo provare ad eseguire. Per prima cosa verifichiamo che cosa c'è dentro, quindi andiamo all'interno del file stesso a vedere qual è il contenuto, per esempio di ups, si è bloccato. Possiamo andare a vedere il contenuto del file andando per esempio ad aprire Scores, che contiene una semplice due semplici istruzioni JavaScript che quindi possono essere tranquillamente eseguite, node scores.js. Ovviamente questo programma non produce nulla. Se noi inserissimo per esempio console log scores, chiaramente avremo un output che può essere visualizzato eseguendo il programma tramite l'interprete stesso. Io, come avete visto, sto lavorando in un ambiente Linux, che è quello che vi suggeriamo di utilizzare. Se ciò non fosse possibile, abbiamo già descritto alternative, per esempio c'è il Windows Subsystem for Linux, nel quale in effetti c'è un Linux vero e proprio, e che funziona ovviamente in ambiente Windows, oppure è possibile per esempio utilizzare Windows vero e proprio, chiaramente con le attenzioni di cui dicevamo nell'introduzione, però è possibile installare Node e anche gli altri strumenti di sviluppo, in particolare il Visual Studio Code di cui parliamo e che proviamo tra poco. Quindi, per prima cosa, andiamo a vedere il Visual Studio Code. Quindi io ho installato chiaramente già il Visual Studio Code e ho aperto il Visual Studio Code e ho aperto il programma nella cartella, nel folder che contiene i file dove voglio andare a scrivere e comincio con Scores.js, che è quello che abbiamo appena provato e che possiamo andare ad utilizzare per incominciare a scrivere il nostro programma che adesso andiamo a leggere. Quindi andiamo a vedere cosa ci viene richiesto dell'esercizio per prima cosa. Quindi in questo esercizio ci chiede di sviluppare un piccolo programma JavaScript per gestire i voti dei propri esami, quelli presi nella laurea triennale, ed è necessario definire un array con tutti i voti in ordine cronologico. Per il momento semplicemente scriviamo i voti all'interno del codice sorgente, come abbiamo visto, sono già stati scritti, tanto per fare un esempio abbiamo messo un po' di numeri. E per il momento non facciamo quindi input da tastiera o in altri modi, tanto vedremo che poi quando useremo JavaScript per fare input-output sostanzialmente l'input saranno eventi all'interno del browser e quindi il meccanismo di gestione di questi eventi e di questa interazione con l'utente sarà diverso da quanto comunque potremmo scrivere al di fuori del browser, quindi non vale la pena concentrarsi su questo aspetto. Come in questi esercizi iniziali non vale la pena concentrarsi su troppi dettagli, quindi per ora in questo esercizio ignoriamo il nome del corso, il numero di crediti, date, eccetera, eccetera. Ignoriamo anche questi casi un po' particolari, per esempio il trend lode, che non è un numero e quindi viene subito difficile da trattare nel momento in cui dobbiamo parlare di numeri e vogliamo poi, come viene più richiesto dopo, calcolare medie, ordinamenti e così via. L'esercizio ci richiede di eliminare i due voti
che hanno il valore più basso e aggiungere due nuovi voti al termine uguali alla media arrotondata dei voti già esistenti. Quindi due voti pigiari vengono buttati via e vengono sostituiti con due voti arrotondati che sono uguali alla media degli esistenti. E poi ci viene chiesto di stampare entrambi gli array confrontando i voti tra il prima e il dopo, quindi mostrando le medie in entrambi i casi, quindi sull'array originale e sull'array così modificato. Capito l'esercizio, ovviamente non è particolarmente difficile dal punto di vista della logica di programmazione e quindi diamo per scontato che siamo in grado di definire una logica per andare a risolvere questo problema e andiamo a però vedere come scrivere il codice in ambiente JavaScript con le varie problematiche o diciamo, caratteristiche di JavaScript che possiamo sfruttare a questo scopo e con magari i problemi che incontriamo, per esempio perché sbagliamo a scrivere qualcosa, piuttosto che ci succede qualcosa di imprevisto nella logica perché noi abbiamo scritto qualcosa di non completamente corretto che si comporta diversamente, eccetera. Quindi proveremo a debuggare, a vedere che cosa succede in questo caso. Quindi, la prima cosa in effetti è già pronta, abbiamo inizializzato un array, l'abbiamo fatto col const, notate bene il const e non let. Abbiamo detto nelle slide tutte le volte che è possibile, usiamo const e non let, quindi const è la nostra scelta di default. Se pensiamo di riutilizzare il nome per inserirci qualcosa di diverso, allora usiamo let. Notate bene che usare const non significa che non possiamo modificare gli elementi dell'array perché scores, quindi il nome, è semplicemente un riferimento all'array. Ricordate che abbiamo visto, per esempio, nel Python Tutor che questo nome di fatto era un puntatore, l'avremmo chiamato in C, ad un array, quindi è un riferimento ad un elemento esterno il quale può invece essere modificato. La prima cosa che abbiamo scritto qui è di stampare a video gli score. Quindi è un'istruzione estremamente semplice, però per prima cosa proviamo ad eseguirla nel nostro nuovo ambiente Visual Studio Code. Quindi andiamo all'interno del Visual Studio Code e possiamo fare debug run without debugging. Vedete che sotto si apre una console nella quale viene fuori l'output che avevamo già visto nel terminale. E tra l'altro il Visual Studio Code è anche un ambiente particolarmente utile per fare questo genere di operazioni perché ci mostra, qui sopra per esempio, il comando che è stato eseguito per far funzionare il nostro programma e produrre l'output e le operazioni che abbiamo richiesto. Quindi da questo punto di vista è estremamente trasparente del motivo per cui almeno inizialmente usiamo questo ambiente di sviluppo. Notate anche che posso pure aprire un terminale, che è esattamente uguale al terminale che avevo al di fuori dell'ambiente Visual Studio Code, quindi anche in questo terminale posso usare Node come lo usavo in precedenza. Ctrl D ci fa uscire dal terminale. Il terminale è apribile anche direttamente da un comando apposito del menu. Quindi, una volta che abbiamo preso confidenza con il nostro ambiente di sviluppo, possiamo cominciare a lavorare sul codice del programma stesso. Proseguiamo andando a fare un po' di operazioni, quindi scrivendo qualche pezzettino di codice e andando a testare subito il codice. Questo per evitare di scrivere tanto codice che poi diventa difficile da provare, gestire e così via. Trovare gli errori, eccetera. Dicevamo prima del const, scores è un nome che si riferisce ad un array e quindi essendo const non possiamo chiaramente
assegnargli alcun'altra cosa. Quindi possiamo, se noi proviamo a scrivere scores uguale, che so, un altro, ups, scusate, un altro valore, per esempio un altro array, e proviamo ad eseguire il nostro codice. Uso il bottone per far prima, è più comodo, e vedremo che eseguiamo il codice, ma dobbiamo farci mostrare la finestra di debug. Quindi per poter usare il bottone in realtà dobbiamo fare una configurazione che non è necessaria, quindi evitiamo e usiamo piuttosto Ctrl F5 oppure lanciamo senza il debug. Quando avremo bisogno del debug, verificheremo che cosa succede. Ecco, nella console, che è l'output di quello che sta succedendo, chiaramente mi dice assegnamento a una variabile costante. Variabile costante è un po' una contraddizione, comunque diciamo una variabile di tipo definita con un const, quindi questa cosa non è possibile effettuarla. Se noi invece facessimo scores di, che so, di 2, posizione 2 uguale diciamo 27, pur essendo la variabile di tipo const, questa operazione è chiaramente fattibile, quindi debug, run without debugging, e non c'è nessun errore e possiamo andare semplicemente a vedere qual è il risultato dell'operazione con un semplice console score. Log scores, e vedete che abbiamo modificato effettivamente da 18 a 27 il nostro voto all'interno dell'array. Cerchiamo di sviluppare un pezzo della nostra soluzione. Per prima cosa ci viene richiesto di eliminare i due voti più bassi. Cominciamo a cercare il voto più basso, quindi è una normalissima ricerca di un valore minimo all'interno di un array di valori numerici. Quindi potremmo tranquillamente fare quello che ci hanno insegnato nei corsi di informatica, diciamo un corso di programmazione C, diciamo lo chiamiamo min score, quindi diciamo lo inizializziamo a un valore più alto del massimo previsto. E poi ci facciamo un for, quindi for diciamo una variabile i uguale a 0, i minore di quanto è la lunghezza, la possiamo ricavare, scores length, cioè quella proprietà length, i più, e semplicemente con un normalissimo if andiamo a dire se il valore dello score in posizione i è minore di min score, diciamo che il min score è uguale a scores di. Questa è una normalissima ricerca di un minimo, esattamente come la scriveremmo in un corso di informatica di base, quindi un corso di C. Andiamo a vedere il funzionamento, quindi debug run without debugging, e vediamo subito che c'è qualcosa che non va. Cosa c'è che non va? In realtà c'è che, appunto, abbiamo detto di usare const, tutti i posti dove è necessario usare const, e dove, scusate, dove non è necessario usare let. Però chiaramente a seconda del posto dove l'andiamo a usare, per esempio nel ciclo dichiariamo una nuova variabile che avrà come scope il blocco, però questa variabile, siccome deve essere modificata dall'incremento, deve appunto poter essere modificata, e quindi usiamo in questo caso let. Vedremo poi tra poco cosa si potrà fare usando un ciclo differente, quindi con debug,
No, debugging, perlomeno non ci sono errori. Chiaramente andiamo a vedere che cosa succede. Quindi vediamo se il min score è corretto e verifichiamo che effettivamente ci viene stampato 18. Quindi il nostro mini algoritmo per andare a calcolare il minimo è corretto. Questo è il modo in cui avremmo risolto il problema nel corso di fondamenti di informatica in C, appunto con un ciclo con una variabile contatore che ci consente di scorrere l'indice all'interno del vettore. In JavaScript, come abbiamo visto a lezione, ci sono diversi costrutti di controllo e questa non è la maniera, diciamo, più vicina a quello che farebbe un programmatore JavaScript quando appunto ha necessità di usare un ciclo. Andiamo a vedere una possibile alternativa, un po' più, diciamo, in linea con quanto farebbe JavaScript. Quindi, cambiando il ciclo for, abbiamo visto che è possibile usare un ciclo particolare per scorrere gli array, che è il for of. Quindi riproviamo const score of scores e quindi possiamo scorrere l'array scores tramite questo ciclo for of, dove score è una variabile di questo colore. Perché non ho ancora utilizzata e chiaramente score assume il valore del primo elemento, secondo elemento e così via fino all'ultimo elemento dell'array e quindi non ho più bisogno dell'indice come invece avrei fatto con un ciclo, diciamo così, normale. Facciamo sempre come sempre una prova per verificare se funziona. Run without debugging, quindi ho sempre il mio 18, quindi effettivamente funziona. Magari posso stamparmi anche l'array scores, tanto così per avere la conferma direttamente. Ho schiacciato debug adesso, avere la conferma direttamente che è il minimo del mio array. Ok, quindi possiamo sempre fare run without debugging, 18 effettivamente è il minimo, e quindi ho realizzato questa funzionalità in maniera più, diciamo, più consona a quanto farei effettivamente con JavaScript. Questa è una prima possibilità. Chiaramente però, diciamo, nel momento in cui ci sono funzionalità già implementate da qualcun altro, sarebbe bene utilizzarle. Per esempio, per il minimo, se voi ricordate, l'oggetto math che abbiamo, visto durante la lezione, possiamo, andare a vedere se per caso c'è una funzionalità per il calcolo del minimo, come succede in molti linguaggi. Quindi siamo sulla Mozilla Developer Network e dovrete avere, diciamo, sempre aperta come riferimento, come manuale per andare a ricercare le funzioni di cui avete bisogno quando programmate. L'oggetto math, andiamo a vedere nella descrizione, e ha tutta una serie di metodi, ovviamente per funzioni matematiche più complicate, e ha anche un metodo min che ritorna il minore di una certa quantità di numeri che andiamo a passare come parametri. Quindi andiamo a vedere di utilizzarlo al posto della nostra versione di perfettamente funzionante, però diciamo un po' primitiva del calcolo del minimo che abbiamo fatto semplicemente per esercizio. Quindi diciamo che
Vogliamo calcolare il nostro minimo, il nostro min score è uguale a math min di il nostro array scores. Quindi non abbiamo più necessità di questo calcolo che viene effettuato dalla funzione di libreria e di nuovo andiamo a fare l'operazione di esecuzione ed otteniamo none che magari può sorprendere qualcuno. Quando succedono queste cose, è bene fare una prova sempre sul terminale, quindi con Node andiamo a vedere che cosa succede col math min. Facciamo qualche prova se non, in maniera che se non riusciamo a trovare immediatamente qual è il problema, magari ci viene l'idea di come di quale potrebbe essere facendo un po' di tentativi di test, diciamo, in un ambiente un po' più semplificato. Che so, abbiamo due numeri, 3, 2, e vogliamo vedere qual è il minimo, e in effetti la risposta è 2. Se aumentiamo, continua a funzionare. Che cosa c'è di diverso? Beh, in effetti c'è di diverso che noi stiamo passando il riferimento ad un array, non ad un, non sono una serie di parametri per la funzione min. E in effetti anche in questo caso ci ritorna none. E quindi allora forse dobbiamo andare a studiare meglio come funziona la funzione min dell'oggetto math. Ecco, come vedete, qui sono passati dei numeri, tre parametri. Nel momento in cui passiamo un array, il meccanismo deve essere diverso. Perché? Perché la sintassi del metodo min è quello di avere una serie di numeri passati tutti come parametri. Sono tutti parametri, singoli parametri. Sono singoli parametri e non sono un qualcosa che non può essere convertito in numero come invece lo è, per esempio, un array. E quindi come facciamo a convertire il nostro array in una serie di parametri? Che abbiamo solo a disposizione questo min per i parametri, non abbiamo a disposizione un min per l'array. Bene, vi ricordate, spero, l'operatore spread che abbiamo visto nella lezione, i tre puntini, che ci consentono di convertire facilmente un array in una serie di valori singoli. Andiamo a vedere se effettivamente questo funziona. Debug, without debugging, nella debug console, e in effetti questo funziona. Quindi ho diciamo espanso l'array in una serie di parametri dati come parametri alla funzione min, la quale mi ha calcolato il minimo. Prima di andare avanti, mi sono dimenticato di dirvi una cosa riguardo al precedente ciclo. Quindi facciamo ancora un esperimento. Anziché usare questa funzione di JavaScript, che ci viene particolarmente comodo in questo momento, osserviamo il ciclo precedente. Avevamo già visto che funzionava, quindi se lo lanciamo in effetti ci dà quello che ci aspettiamo. Ma la cosa interessante è che abbiamo scritto const esattamente come avevamo provato a farlo per il ciclo for con l'indice. In quel caso non funzionava, in questo caso invece funziona. Perché questo const funziona? Perché in realtà è dovuto a come funziona il meccanismo del for of. Ad ogni nuova iterazione viene creata una nuova variabile score. Quindi viene fuori un riferimento, un nuovo riferimento ad l'elemento successivo all'interno dell'array. E quindi in questo caso effettivamente possiamo utilizzare const, a differenza di prima dove avevamo bisogno di modificare il valore
dell'indice per avanzare all'interno del ciclo. Qui invece automaticamente il for off ci imposta il valore di score, che in realtà è una nuova variabile, seppure costante, nel senso che non può, a cui non puoi, possiamo assegnare un nuovo riferimento in questo caso. Questo viene gestito in maniera diciamo corretta dal for off. Chiaramente non possiamo scrivere score uguale a qualcosa, ma non avrebbe neanche particolarmente senso, perché questa è solo una variabile, questo score, che viene creata per consentirci di scorrere l'array. Quindi, fatta questa precisazione, continuiamo. Quindi eliminiamo il ciclo come avevamo fatto in precedenza. Ci basiamo sulla funzionalità di min fornita dall'oggetto math. Abbiamo fatto lo spread di score, cioè dell'array, per passare a min una serie di parametri separati. Bene, abbiamo questo valore minimo. A questo punto possiamo eliminarlo dall'array. Come facciamo ad eliminarlo dall'array? Se vi ricordate i metodi che abbiamo visto per quanto riguarda l'array, abbiamo detto che esiste la funzione splice, quindi score splice. Ecco, tra l'altro usare un ambiente di sviluppo come Visual Studio Code ci aiuta, anche perché così non dobbiamo sempre correre diciamo sulle nostre risorse online, per esempio Mozilla Developer Network e così via, per andare ad avere le informazioni su quali parametri prendono i vari metodi e così via, in particolare se sono metodi standard della libreria. Quindi splice prende e il punto di inizio del vettore e quanti elementi dobbiamo andare a cancellare. Quindi possiamo scrivere splice, dovremmo mettere il punto di inizio del vettore. Noi però abbiamo il minimo, non abbiamo dove si trova all'interno del vettore, non abbiamo l'inizio. Quindi diciamo che adesso in qualche maniera ce lo troveremo. Diciamo pose e questo indice che tra poco calcoleremo, e cancelliamo un solo elemento, quindi il numero di elementi da rimuovere. Chiaramente il codice così non funziona, perché devo prima calcolare pose. Quindi diciamo possiamo calcolare pose come di nuovo andiamo a cercarci l'elemento all'interno del vettore scores. Devo avere un minimo di familiarità con questi metodi che sono presenti all'interno del tipo array di JavaScript, e comunque piano piano vi verrà questa familiarità. Se vi ricordate, per ricercare c'è il metodo indexOf, che ci consente di dire quale elemento ricercare, eventualmente da un certo punto di partenza. Punto interrogativo significa che il parametro è opzionale, e così via. In realtà in JavaScript è tutto opzionale, però è chiaramente se la funzione si aspetta di un parametro che serve al suo funzionamento e non c'è, non funzionerà. Quindi devo dire quale elemento cercare, mi ritorna l'indice della prima occorrenza all'interno dell'array. Quindi andiamo a ricercare min score, punto e virgola, e di nuovo, come dicevamo, proviamo sempre il nostro programma immediatamente. Bene, non ci sono errori, e oltre a non esserci errori, abbiamo fatto stampare il contenuto di scores, ed effettivamente non c'è più quel 18 che avevamo all'inizio. Possiamo andare a ripetere l'operazione per andare a togliere il secondo elemento. Vi ricordate che volevamo togliere due elementi, quindi ripetiamo l'operazione per il secondo elemento. Siamo un po' pigri e facciamo un semplice copia e incolla, ma così intanto vediamo quello che succede. Facciamo paste, ops, paste e incolli. Copia e paste. Potete usare anche gli shortcut da tastiera, ovviamente lo faccio con il menu in maniera che resti più chiaro nella videoregistrazione. Se lo eseguiamo,
cosa succede? Ci saranno dei problemi. Quindi c'è alla linea 20, il cursore si posiziona alla linea immediatamente successiva, let pos, pos è già stato dichiarato. Siamo in modo strict e comunque con let ridichiarare le variabili è chiaramente un errore. Quindi adesso, salvo imprevisti, dovrebbe funzionare. E in effetti funziona, abbiamo solo più 8 valori anziché 10 e il secondo minimo era 20 che è sparito dal array iniziale, che è questo. Quindi 18 e 20 sono stati eliminati dall'array iniziale. Bene, fino a questo punto direi che abbiamo diciamo svolto un pezzo di esercizio, abbiamo individuato i due minimi, i due voti con un valore più basso e li abbiamo eliminati. E poi a questo punto dobbiamo proseguire e vedere come andare a risolvere il resto. Aggiungere due nuovi valori alla fine, uguali alla media arrotondata degli score esistenti. Quindi torniamo sul nostro Visual Studio Code e andiamo a fare questa operazione. Quindi dobbiamo calcolare la media dei valori dei voti esistenti, quindi di tutti quelli del vettore originario, e quindi a questo punto non abbiamo più il vettore originario perché abbiamo fatto l'operazione di andare a modificarlo. Splice, vi ricordate? Va a modificare il vettore sul quale viene applicato e quindi è necessario farsi una copia del vettore. Quindi const diciamo dunque era better scores. Saremmo tentati di scrivere scores in questa maniera, ma questo è sbagliato. È sbagliato perché questo crea una copia del riferimento, non crea una copia dell'array, cioè del contenuto dell'array. Quindi se noi andiamo a stampare alla fine, facciamolo pure così facciamo un po' di pratica, log, dunque si chiama better scores, vediamo il risultato, che è lo stesso identico array. Non dobbiamo fare questa operazione, ma dobbiamo usare o un apposito metodo, e ricordate che abbiamo detto che esistevano due metodi, from, scusate, array from, sono metodi dell'oggetto array, from, che prende un array from scores, facciamo una prova e in effetti questo ci ha fatto proprio una copia. Fate attenzione che se aveste usato il metodo of, questo ritorna un array da un set di elementi, quindi questo vuole un tot di elementi. I tre puntini, vi ricordate, rest e spread, questo vuol dire che sono una serie di elementi passati uno per uno come parametri. E quindi se provassimo, facciamo pure la prova così facciamo un po' di pratica anche con quello che potremmo fare di sbagliato, qui viene fuori una cosa diversa. Vedete la doppia parentesi quadra, cioè vuol dire che abbiamo fatto un array che contiene un solo elemento e questo elemento è il riferimento all'array originale. Tra l'altro, appunto, l'array originale non ne ha fatto una copia. Se noi volessimo fare questa operazione, dovremmo fare l'operazione in questa maniera e questo effettivamente crea un nuovo array passando una serie di parametri che sono singoli parametri della funzione.
sono stati divisi dall'array in singoli parametri e effettivamente creiamo un nuovo array. Vediamo ancora un terzo modo di fare questa operazione, che è quello di scrivere in questa maniera, l'avevamo anche visto sulle slide, cioè creiamo un nuovo array con le parentesi quadre e all'interno usiamo l'operatore di spread. Quindi eseguiamo ed effettivamente è la cosa che ci aspettiamo. Forse questa è la scrittura più intuitiva, bisogna chiaramente ricordarsi cosa vuol dire avere l'operatore spread quando lo vediamo e ricordarci di usarlo, con mano a mano che passa il tempo, che fate pratica, vi verrà più naturale. Però effettivamente, come vedete, è abbastanza compatta come sintassi e quando ci avete fatto la mano, l'occhio, è anche intuitiva. Ok, abbiamo quindi la nostra copia e a questo punto possiamo procedere con la realizzazione di quanto ci veniva richiesto, cioè il calcolo della media e l'aggiunta al vettore. Per il calcolo della media, sfortunatamente potete andare a cercare, ma non c'è alcuna funzione tipo sum o qualcosa di questo tipo sull'array. E quindi, perlomeno in questa fase iniziale, procediamo con un meccanismo classico, diciamo tipo quello che abbiamo imparato nei corsi fondamenti di informatica. E quindi facciamo il nostro for. Cioè un valore in cui accumuliamo, average in cui accumuliamo la somma e poi divideremo per il numero di elementi. Quindi facciamo const, diciamo pure s of better scores, che è il vettore che non abbiamo modificato. Scusate, non il vettore che non abbiamo modificato, ma è il vettore da cui dobbiamo calcolare la media. E andiamo a fare l'operazione average più uguale, quindi aggiungiamo ad average il valore di s. Molto semplice, non s aperta chiusa quadra, perché questo for, come prima, ci scorre direttamente tutto l'array e ci consente di assume ogni volta un valore differente. E una volta che abbiamo terminato, faremo il calcolo della media dividendo per il numero di elementi dell'array, quindi better scores. Length console log average e facciamo come sempre subito una prova 24.5. Ok, in realtà il testo ci chiedeva una cosa diversa, non la media degli score, dei bet scores, ma la media degli score originali. Quindi riorganizziamo il poll codice in maniera da andare a fare questa operazione sull'array corretto. Quindi io considero il better scores quello da cui voglio eliminare i due valori peggiori e mantengo score come l'originale. Quindi diciamo che in tutti questi casi metterò better scores. Better scores. Better scores. Ok, e quindi qui avrò scores.length. Riproviamo. Dunque, better scores e better scores. Ah, ecco, ovviamente devo andare a calcolare la posizione sull'array corretto. Riproviamo. Procedo quindi a calcolare la media su better scores quindi effettivamente viene fuori questa media 25.875. Forse sarebbe meglio
eliminare un po' di stampe, perché non diventi troppo complicato. Quindi abbiamo questa media che possiamo aggiungere al nostro array di better scores. Ricordate, il metodo per aggiungere in fondo è push appends, quindi in fondo, e ritorna in una nuova lunghezza dell'array. Tra l'altro, ecco, è possibile passare più di un elemento. Quindi possiamo semplicemente scrivere average, quindi due volte, e andare a vedere che cosa succede. Quindi questa è la media e questo sono è il nuovo vettore. Questo invece è il vettore originario. Il testo ci chiedeva ancora una cosa, cioè, ci chiedeva di arrotondare. Per arrotondare, se andate a vedere, è possibile usare un'apposita funzione dell'oggetto mat. In tutti i linguaggi solitamente c'è una funzione di questo tipo, round piuttosto che floor, seal, eccetera, a seconda di come vogliamo arrotondare. Qui arrotondiamo al numero più vicino, nearest integer, e quindi questo prende un numero ed è il valore average. Facciamo una prova, debug run, e effettivamente, ecco, ci torna a posto anche la sintassi di stampa, diciamo, del vettore, cioè tutto molto più ordinato, perché abbiamo aggiunto un valore intero che è 26. Vedete che effettivamente qui non c'è più il 18, ci sono gli altri elementi, 25, 27, eccetera, eccetera. Il secondo elemento più basso era 20, che è sparito, è rimasto 30, 28, e poi in fondo i due valori di media. Ok, quindi questo esercizio è sostanzialmente terminato. Abbiamo stampato entrambi gli array confrontando gli scores prima e dopo il miglioramento e mostrando le medie in entrambi i casi. Quindi sì, in realtà ci sarebbe da fare ancora questo pezzetto. Quindi le medie, dobbiamo calcolare le medie in entrambi i casi, e quindi dovremmo fare un altro ciclo, for, che vada a calcolare la media. In realtà una delle medie è già mostrata, è questo 26, e l'altra media dovremmo calcolarcela girando sul vettore degli scores. Quindi possiamo, per esempio, inserirlo qui, paste. Chiaramente average l'abbiamo già definito, giriamo sugli scores e andiamo a stampare la media. Console log average, prima di andare a stampare il vettore originario, vediamo se ho fatto errore o no. Prima era 25 e dopo l'operazione è diventata 26. Comunque non è tanto importante il seguire questo testo alla lettera, quanto invece, come ben capite, fare pratica con le funzionalità del linguaggio, in particolare provare a utilizzare metodi degli array, queste sintassi particolari, gli spread. Capire cosa vogliono come parametri le funzioni di libreria, i metodi degli oggetti di libreria e così via. Quindi questo è importante invece da sperimentare. Passiamo poi quindi al secondo esercizio. Trovate la soluzione completa di questo esercizio, come di tutto il resto che faremo all'interno del corso, nelle lezioni, sul solito sito GitHub, in un apposito repository che potete clonare col Git se siete già capaci, piuttosto che invece accedere semplicemente via web, è liberamente accessibile a tutti senza autenticazione, quindi si tratta solo di cliccare all'interno del browser e scaricarsi il file che si desidera.
Procediamo ora col secondo esercizio che ci farà trattare un altro tipo di elemento importante di JavaScript, che sono le stringhe. In questo caso vogliamo sviluppare un piccolo programmino JavaScript per gestire una lista di corsi, una lista dei vostri corsi. Definiamo i nomi dei corsi come una lista separata da virgola, per esempio questa che vediamo sulla slide. Creiamo un array che contenga i nomi degli array, ma uno per ogni posizione dell'array. Così incominciamo a lavorare sulle stringhe e fare qualche processamento sulle stringhe, assicurandoci che non ci siano spazi aggiuntivi all'inizio e alla fine dei nomi dei corsi. E poi creiamo un secondo array, calcolando gli acronimi dei corsi, cioè vuol dire che prendiamo la lettera iniziale di ogni parola del nome del corso e, la rendiamo maiuscola. Perché abbiamo detto, scriviamo qui, tutti gli acronimi devono essere tutti in lettere maiuscole, e stampiamo la lista degli acronimi e i nomi interi dei corsi extra in alphabetical order of acronym, cioè in ordine alfabetico secondo quanto viene fuori dall'acronimo, quindi ordinati in base all'ordine alfabetico degli acronimi. Bene. Andiamo all'interno del nostro ambiente Visual Studio Code e andiamo a creare un nuovo file. Quindi questo lo chiudiamo dopo averlo salvato, chiaramente, cosa che ho già fatto, e andiamo ad aprire un file. Per comodità mi sono già estratto la parte iniziale facendo un semplice copia e incolla dalle slide, e a questo punto, in realtà forse qui ho già fatto troppo, facciamo un semplice copia e incolla di questo tipo, quindi come vi verrebbe fuori più o meno malamente facendo un copia e incolla da un PDF delle slide. Quindi questa è la situazione iniziale che funzionale per carità, però non particolarmente comoda da utilizzare. Se la lanciamo non c'è nessun problema, effettivamente c'è una stringa in corsa liste che è quella che vediamo. Avete già intravisto cosa avevo intenzione di fare, ossia di fare in modo che la stringa sia visibile più facilmente nel nostro codice. Quindi evitare che vada troppo in là, perché poi diventa difficile gestione all'interno del nostro editor di codice. Una possibile soluzione utilizzabile in questo caso è quella che avete intravisto, che è quella di utilizzare i backtick, quindi l'apostrofo al contrario, dovete andare a cercare come è possibile farlo sulla tastiera del vostro calcolatore. Sulla tastiera italiana di solito non è presente, ma c'è una qualche combinazione di tasti, tipicamente Alt più qualche tasto vicino ai tasti numerici, che vi consente di farlo. Quindi eseguiamo run e non c'è niente, non viene fuori niente in console perché non stampiamo niente, quindi stampiamo come sempre un course list, quindi la variabile, vediamo che cosa viene stampata. E viene stampata questa stringa che in realtà contiene tutti gli acapi, gli spazi aggiuntivi che abbiamo inserito, perché vi ricordate che quando abbiamo parlato dei backtick, quindi i template literals, quello che viene scritto all'interno del template literals viene riportato pari pari nella stringa, quindi inclusi gli acapi, spazi addizionali e così via. Quindi cerchiamo di andare a processare questa stringa in maniera che possiamo fare il primo passo del nostro esercizio, che ci chiedeva di separare i nomi dei corsi sulla base della presenza della virgola. I nomi dei corsi sono separati con la virgola. Procediamo quindi a fare l'operazione di
divisione della stringa sulla base della presenza di un carattere particolare, che è la virgola, esiste un metodo apposta, col tempo imparerete, soprattutto questi metodi che possono venire particolarmente comodi per fare operazioni su stringhe, l'abbiamo anche nominato sulle slide, anzi forse l'abbiamo anche sottolineato se non ricordo male, è split. Split divide una stringa in sottostringhe usando il separatore specificato e lì e ritorna le sottostringhe come un array. Quindi split e dividiamo sulla base di un separatore che è una stringa e noi mettiamo la stringa che contiene la virgola. Ciò che viene ritornato in un array e chiaramente ce lo salviamo da qualche parte, const courses, anziché la lista, questi sono i singoli corsi in un array, console.log sempre, almeno inizialmente, courses, così andiamo a vedere che cosa succede. Debug, e dalla stringa iniziale ci viene ritornato un array che contiene una serie di riferimenti, ognuno ad una stringa. Ricordatevi che le stringhe sono immutabili in JavaScript, quindi sono riferimenti a stringhe immutabili. Adesso però vorremmo evitare che succeda quello che vedete qui, quindi che ci siano gli spazi all'inizio, alla fine, dunque alla fine no, non ci sono spazi, ne avessimo messo uno in più potrebbe esserci anche lo spazio alla fine, piuttosto che lì a capo e così via. Come facciamo? Bene, iteriamo sull'array let i uguale 0, diciamo iterazione stile C, i minore di courses length, i più più, e andiamo a fare courses i uguale courses i e andiamo a cercarci un metodo che faccia questa operazione di ripulitura. Siccome questa operazione è abbastanza comune, esiste un metodo che si chiama trim che fa questa operazione. Cerchiamolo sulla Mozilla Developer Network, che non sempre magari abbiamo a disposizione l'ambiente, è bene far pratica un po' con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Quindi trim, string prototype trim, ecco, trim, perché prototype? Perché in realtà è un metodo che è presente su tutti gli oggetti string, non preoccupiamocene troppo, parleremo più avanti di queste questioni, però è un oggetto. È un metodo presente su tutte le stringhe che rimuove i cosiddetti white space in inglese, che non vuol dire solamente spazio, sono tutti i caratteri considerati white space, quindi ci sono lo spazio ovviamente, ma anche il tab, la capo e così via. No break space. Quindi altri tipi di spaziatura e gli a capo, quindi il barra R, barra F del C. E li elimina da entrambi i lati della stringa. Ritorna una nuova stringa, perché non può modificare la stringa, perché la stringa, ricordate, abbiamo detto in JavaScript è immutabile. Però a noi va bene, noi lo riassegniamo, quindi non abbiamo da passare alcun parametro, riassegniamo courses e vediamo cosa succede. Oh, ecco, abbiamo un array con delle stringhe pulite, nonostante anche lo spazio inserito alla fine e così via, quindi elimina anche al termine. Facciamo una prova con il nuovo modo che abbiamo visto di girare all'interno dell'array. Proviamo a riscrivere lo stesso for, const s in oggi, lo stesso. Diciamo, sì, s off, scusate, in, ricordatevi, non è corretto perché
ha un significato differente, come abbiamo evidenziato sulle slide. E quindi cosa dovremmo fare? S uguale S trim. E questo S trim dovrebbe consentirci di fare l'operazione. Facciamo la prova commentando via il for precedente e vediamo se funziona. E vedrete chiaramente che c'è qualche problema. Ecco, prima di tutto S non può essere riassegnato. Però, d'altronde, se anche lo facessimo riassegnabile, avremmo il risultato che non si sono modificate le stringhe. Perché? Perché abbiamo riassegnato S, ma S è solamente un riferimento e all'interno dell'array che abbiamo creato poco prima con delle stringhe che non sono modificabili. Quindi trim non ha modificato la stringa, la ritorna la stringa, noi l'assegniamo ad S, ma S è solo un riferimento e non è in questa maniera stiamo assegnando il nuovo valore alla variabile S, che è la variabile temporanea all'interno del ciclo, che tra l'altro viene ricreata ogni giro del ciclo per come funziona il for off, e non è l'elemento dell'array. A noi serve l'elemento dell'array. E quindi come facciamo a scrivere l'elemento dell'array? Dovremmo scrivere come prima, courses di. Però il problema è che non abbiamo i in questo caso. Come facciamo? Ecco, qui vediamo un'altra delle caratteristiche che è bene conoscere del meccanismo del for off, ossia se noi anziché scorrere il vettore all'array courses scorriamo courses.entries, ci ritorna un oggetto iterabile, quindi di fatto un array che possiamo scorrere all'interno del for off, con coppie chiave valore per ogni entry dell'array. E nel nostro caso la chiave è l'indice, quindi possiamo scrivere entries, e vogliamo però destrutturare la coppia all'interno di i suoi due valori in due variabili con un assegnamento, un cosiddetto destructuring assignment, assegnamento destrutturato, diciamo, tradotto in italiano, dove andiamo a recuperare per ogni entry singolarmente l'indice e il suo valore. Quindi abbiamo il valore da passare a trim, da modificare, e poi abbiamo anche l'indice, così possiamo andare a scrivere direttamente nel vettore originale courses. Vediamo se questo funziona. Ed ecco che effettivamente funziona. Quindi ricordate, entries ci consente di andare a recuperare coppie chiave valore, viene particolarmente utile per scorrere gli array quando abbiamo necessità di avere l'indice, insieme a questa scrittura che assegna automaticamente in due variabili separate il valore dell'indice e della stringa stessa. Siamo quindi a buon punto con la divisione della stringa in un array che contiene la sequenza di nomi dei singoli corsi e adesso ci concentriamo sul calcolare gli acronimi. Quindi, dopo aver calcolato corsi, a questo punto possiamo girare con questa sintassi for c anzi const c of courses, possiamo andare a cercare di calcolarci i nostri acronimi. Quindi prima di tutto dobbiamo dividere corso nelle sue parole, quindi diciamo const words uguale co c split e dividiamo sullo spazio e andiamo a vedere che cosa succede. Quindi console log
Words. Quindi debug start. Vedete che ci sono tanti array con ognuno il suo e le varie parole. E per ognuno di queste parole, quindi for const doppio in anzi scusate for, chiedo scusa, non si deve usare l'in in questi casi. Andiamo a acronym. Dunque dobbiamo definire una stringa acronym che ha inizialmente vuota e alla quale andiamo ad aggiungere la prima lettera della parola, quindi W di 0. Quindi possiamo andare a farci stampare console log acronym. Vediamo il risultato. Allora, c'è qualcosa che non va. Ah, ecco, ovviamente siamo in strict mode, quindi tutto va definito e dobbiamo andare a dichiarare, scusate, più che definire il acronym. Ok. Quindi UA1, CA, eccetera, eccetera. Dovevano essere maiuscoli, ci veniva richiesto il maiuscolo. Vediamo se c'è qualche cosa che ci trasforma in maiuscolo. Queste cose vi possono essere utili i vari linguaggi di programmazione che conoscete, che sono in C, e sapete che c'è un metodo, una macro per fare questa cosa. In altri linguaggi ci sono altri meccanismi, quindi qui ci deve essere una funzione di libreria, magari non sappiamo come si chiama, ma proviamo a scrivere qualcosa sulla Mozilla Developer Network piuttosto che su Google, upper case, qualcosa di questo tipo. Ecco, tu upper case ci viene fuori un metodo di una stringa, benissimo, e quindi possiamo andare a scrivere to uppercase e provare ed effettivamente ci vengono fuori gli uppercase. Adesso dovremmo aggiungerli ad un array. Dicevamo, adesso dobbiamo aggiungere un array e quindi da qualche parte dobbiamo diciamo salvarci questi acronimi in maniera da poterli poi per esempio ordinare. Quindi diciamo al di fuori del ciclo const acronyms uguale non riesco a fare, ecco, parentesi quadre, qui ho rovinato qualcosa, ok, const acronyms, e quindi al termine di ogni giro del calcolo dell'acronimo, chiaramente facciamo acronyms e possiamo aggiungere in coda, cioè push acronym, che è quello che abbiamo calcolato, dopodiché andiamo a stampare acronyms, quindi run, e abbiamo il nostro array di acronimi. Come ricorderete, l'esercizio ci chiedeva di stampare gli acronimi in ordine alfabetico. In realtà acronimi più il nome più completo del corso. Adesso vediamo come fare, cominciamo con un pezzo alla volta e quindi gli acronimi prima di tutto li ordiniamo. In ogni linguaggio c'è una funzionalità per effettuare l'ordinamento, quindi qui abbiamo semplicemente sort, riproviamo, ok, ed effettivamente l'array questa volta è ordinato e questo viene fatto all'interno dell'array perché sort modifica l'array stesso. Come andiamo ad effettuare l'operazione di ordinamento all'interno
di, mantenendo insieme acronimo più nome del corso. Dobbiamo studiare un qualche meccanismo. A questo punto delle vostre conoscenze non abbiamo ancora a disposizione gli oggetti, quindi il meccanismo sarà un pochettino particolare, però possiamo inventarci qualcosa, per esempio comporre delle stringhe apposta che inizino per l'acronimo in maniera che possano essere facilmente ordinabili e che contengano anche il nome del corso. Procediamo con questo approccio. E quindi con questo approccio non ordiniamo a questo punto, ma andiamo a comporci un output, quindi diciamo pure const output uguale aperta chiusa quadra, in cui andremo a scrivere i vari elementi che vogliamo poi ordinare e che poi vogliamo gestire per la stampa, quindi ordinarli e stamparli. Quindi for let e adesso vogliamo scorrere gli acronimi con i loro indici perché ci serve l'indice per andare a recuperare il corrispondente nome del corso, quindi i a che sono i due valori ritornati dal scorrere acronyms entries come abbiamo fatto prima e andiamo a quindi comporre una stringa, facciamolo direttamente così facciamo qualcosa un po' diverso che andiamo ad aggiungere ad output push e possiamo comporre una stringa direttamente tramite il valore dell'acronimo, quindi abbiamo a più, potremmo mettere un trattino, più il nome del corso che è courses i. Ok, e quindi possiamo andare a fare console log output e vedere che cosa succede. Quindi debug run e abbiamo delle stringhe che iniziano per l'acronimo e che sono composte dall'acronimo più nome del corso. Chiaramente su questo possiamo fare quello che abbiamo fatto prima, sort, e risolviamo di fatto il nostro problema. Quindi così sono ordinate e le abbiamo stampate ordinate. Ancora una cosa, questo metodo di creare stringhe è diciamo così, uno dei possibili metodi, ma sapete che in JavaScript, l'abbiamo visto anche all'inizio, esistono questi template literals, ci possono venire particolarmente comodi perché in questa maniera scriviamo in modo un pochino più intuitivo all'interno della nostra stringa, quindi possiamo scrivere in questa maniera e dentro il dollaro parentesi graffa possiamo mettere del codice. Il codice che JavaScript che desideriamo. Chiaramente con moderazione non ha senso scrivere troppo codice se no tutto diventa illeggibile, però così il meccanismo funziona lo stesso ed è forse un po' più chiaro. Abbiamo scritto direttamente A e courses di I direttamente all'interno della stringa. Prima di terminare l'esercizio voglio ancora farvi vedere come effettuare il debug perché nel nostro caso ci è andato tutto abbastanza dritto, anche per il fatto che molto spesso stampavamo immediatamente quello che facevamo e quindi qualsiasi errore veniva intercettato abbastanza velocemente. Però se voleste usare il debugger basta andare qui a sinistra, inserire qualche breakpoint, quindi punti dove si ferma l'esecuzione del codice e anziché utilizzare run without debugging iniziare il debugging e vedete che il codice si ferma al punto dove abbiamo impostato il debug. Sulla sinistra troviamo l'informazione relativa al punto di codice dove siamo. Ci sono i valori del scope globale, quindi i valori del
del blocco locale. Adesso qui stiamo entrando dentro l'if, quindi abbiamo questo C che in questo momento è undefined, ma se proseguiamo di un passo, vedete che all'interno del blocco abbiamo il C che avrà assunto un valore, e poi c'è il blocco annidato in più interno di sopra, quindi C assume web application 1. Avremo words che è undefined dopo l'operazione di split, diventa un array web application, eccetera. Tengo i font un po' grandi chiaramente per facilitare la visione all'interno del video. Voi chiaramente con una risoluzione superiore avete, diciamo, una visione un po' più completa di quello che sta succedendo. Acronym, che diventerà la stringa vuota. E poi qui, mano a mano che andiamo avanti, avremo il W, che sarà la prima parola, viene preso W aggiunto e così via. E vedete che diventa WA1. E come un normale debugger ci fa vedere quello che sta succedendo. Così che nel momento in cui c'è qualcosa che funziona diversamente da come ce l'aspettiamo, possiamo andare a capire che cosa c'è che non va. Possiamo, mentre lavoriamo, inserire anche ulteriori punti di debug. La freccetta ci fa continuare fino al prossimo punto di debug, se non ce n'è più ci porta al termine del codice. Dunque, dobbiamo togliere questo debug perché diciamo ad ogni giro del ciclo. E qui arriviamo al punto di debug successivo. Nello scope corrente c'è const, lo scope locale, c'è const output ancora undefined, courses che abbiamo già gestito prima, course list che è una stringa, const output diventerà uguale all'array vuoto, quindi qui dentro avremo output che è l'array vuoto, 0 elementi e così via. E andremo avanti e possiamo andare avanti passo passo fino al termine delle operazioni. Quando ci stufiamo, schiacciamo e andiamo avanti fino al termine. E vediamo il risultato finale. Quindi, una volta che abbiamo fatto tutto il nostro debug, possiamo semplicemente rilanciare il programma, che ha un po' meno output in modalità non debug, e rimane più chiaro qual è il risultato di tutta l'operazione. Quindi abbiamo risolto il secondo esercizio. Chiaramente l'abbiamo fatto con gli elementi che abbiamo a disposizione finora, quindi non abbiamo usato dei cicli quando necessario e non abbiamo usato funzionalità più avanzate degli array, di cui parleremo nelle prossime settimane, che però necessitano di conoscere delle funzioni, e abbiamo detto che ci sono dei metodi che ci consentono di ciclare sugli array, lavorare sugli array applicando delle operazioni ad ogni singolo elemento, che però richiedono di definire una funzione da applicare a ogni singolo elemento e così via. Quindi potremmo riscrivere questo codice in modalità differente, cioè usando un approccio più funzionale, ma per far ciò abbiamo necessità di aspettare di avere elementi più maggiori riguardo ad alcuni costrutti JavaScript e, dicevamo, appunto, in particolare delle funzioni e degli oggetti. Per ora quindi è tutto e quindi possiamo per ora terminare qui e nella prima occasione utile che avremo di avere interazione, quindi possibilità di porre domande, potrete, sperando di aver, spero che abbiate già sperimentato con questi semplici esercizi, magari qualche altro approccio, se vi viene in mente, e possiamo discuterlo insieme o possiamo discutere insieme delle eventuali domande che avete. Mi raccomando, non focalizzatevi troppo sulla singola questione che viene richiesta, qui le richieste erano un qualcosa per cercare di vedere una serie di aspetti di
degli array e delle stringhe, ma l'importante non è sapere se devo mettere l'acronimo, anche il numero a sinistra, a destra, uno spazio, va bene metterlo con lo spazio, col trattino e così via. L'importante è che abbiamo capito l'approccio alla programmazione JavaScript e diamo per scontato che sappiate programmare, che se viene richiesto una cosa leggermente diversa, sappiate adattare il vostro codice. Quindi la questione è riuscire a capire come gestire in maniera più efficiente possibile, più concisa possibile, più leggibile possibile, le questioni relative agli array e alle stringhe di JavaScript. Quindi ci sentiremo nella sessione interattiva e per ora questo video termina qui. Grazie per la vostra attenzione.